Fare i conti con l'ambiente, siamo con Massimo Camigliani, assessore del comune di Ravenna. Workshop ITS, che cos'è ITS? Sì, salve, buongiorno. L'ITS che entra in questa manifestazione Lab e Lab rappresenta l'acronimo di Istituto Tecnico Superiore, sono dei corsi post diploma per gli studenti che provengono dalle scuole che hanno il diploma di scuola media superiore, quindi la scuola secondaria superiore, e a Ravenna abbiamo deciso di dedicarlo all'energia e all'ambiente. Per quale motivo? Perché ci sembra che questo settore sia molto importante dal punto di vista occupazionale, possa dare degli sbocchi molto importanti, e perché le rinnovabili, l'energia sono tematiche che nei prossimi anni riguarderanno molto l'Italia e anche l'Europa. Quindi abbiamo cercato di specializzarci in questo, abbiamo costituito la fondazione dove dentro abbiamo messo gli enti pubblici, il comune, la provincia di Ravenna, gli enti di formazione delle associazioni di categoria e le aziende. È molto importante la presenza delle aziende, il Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione vuole che gli ITS prevedano il 50% della docenza fatta da aziende e quindi da dirigenti delle aziende. Per quale motivo? Perché si vuole poi andare a costruire il piano didattico formato dalle aziende, in modo tale che le aziende possano dire ci specializziamo in quella materia piuttosto che in quell'altra, per far sì che poi lo studente al termine dei 2 anni dell'ITS possa conseguire questo attestato, questa qualifica che gli possa permettere poi entrare nel mercato del lavoro. La funzione degli ITS è anche quella di accorciare la distanza tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola. Ecco perché la giornata di oggi rientra nel Lab e Lab, perché il Lab e Lab rappresenta questo filone dedicato all'ambiente e il nostro ITS è proprio dedicato a questo filone. A Ravenna siamo al terzo anno, la terza annualità, le iscrizioni scadono nella prima decina di ottobre, sono rivolte a tutti gli studenti non solo della provincia di Ravenna ma anche del territorio nazionale. Abbiamo avuto una media di 27 iscritti per anno, una buona media di studenti che sono venuti negli anni scorsi anche dal sud Italia. Questo rende il nostro corso molto importante. L'ultima cosa che voglio dire è che abbiamo fatto questa collaborazione seguendo le linee ministeriali di fare un ITS in collaborazione con Ferrara, che oggi verrà qui, dedicato. Ferrara ha un ITS dedicato all'edilizia, all'architettonica, diciamo. Faremo una fondazione unica dove i due ITS collaboreranno insieme. Questo nell'ottica anche della collaborazione e di una visione complessiva, perché quando parliamo di costruire vi sono le rinnovabili, ma vi è anche un modo di guardare il mondo delle costruzioni diverso. Credo che l'ITS abbia anche questo compito, Ferrara lo sta seguendo, noi collaboriamo insieme. Questo è un po' lo scopo della giornata, i protagonisti saranno gli studenti che parleranno assieme ai docenti e alle aziende di questo percorso ITS nato a Ravenna che collaborerà anche con Ferrara.